Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Allora, preparatevi per una puntata speciale, perché oggi andiamo a riscoprire un attore immenso che è scomparso, pensate, ad appena 55 anni. Forse il cinema non gli ha dato le soddisfazioni che avrebbe meritato, però è stato diretto da registi immensi e ha interpretato film, tra poco li riscopriremo, indimenticabili. Quest'attore è Romolo Valli e Daniela Montemagno, che ha lavorato per 35 anni alla SIAE ed è stata anche direttore del Museo Teatrale del Burcardo, dedica questo libro. Intanto benvenuta signora, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Dedica grazie questo libro, che è veramente uno studio, perché ci racconta di Romolo Valli delle cose pazzesche. E cominciamo subito da un titolo immenso, Il giardino dei Finzi Contini, un film che sicuramente le amiche e gli amici che ci seguono ricordano, però è sempre bene, no? Come dire, riscoprire l'Oscar come miglior film straniero nel 1972, diretto da Vittorio De Sica, il romanzo di Bassani. Qui Valli ha vinto anche un premio, no? Il secondo Nastro d'Argento, ed è il papà, no, di Lino Capolicchio in questa Ferrara che deve fare i conti col regime, con le leggi razziali, insomma con tutto quello che racconta il film. Sì, ho capito, però devi ammetterlo, non è che le cose qui da noi vadano poi tanto male, d'accordo, niente matrimoni misti, ma questo d'altronde non è che... Niente nomi sul libro del telefono, niente scuole, e questo sì, questo lo ammetto, è grave. Niente servizio militare, e anche questo è grave, se permetti. Niente annunci funebri sui giornali, e adesso niente donne di servizio. Ma per il resto, devi riconoscerlo, uno può vivere, circolare, possedere, essere insomma un cittadino. Di serie C? Di serie C, se vuoi, ma sempre un cittadino che può godere dei diritti fondamentali. Quali? Grande interpretazione, no? Con questa voce pazzesca di Romolo Valli, com'è andata? Valli era molto contento di recitare in un'opera con De Sica, in cui aveva tra l'altro una parte anche abbastanza importante. E De Sica ogni sera faceva vedere agli attori quello che avrebbe voluto da loro il giorno dopo. E lo fa anche per la scena fondamentale in cui il padre e figlio si confrontano e proprio parlano della percezione che hanno del pericolo che possono rappresentare le leggi razziali. Il padre ovviamente non vuole credere ancora alla violenza del fascismo. E allora, un po' come tutte le sere faceva, De Sica si sostituisce agli attori. E Capolicchio mi ha raccontato che era capace anche di rifare il verso al cane quando doveva far vedere come doveva recitare il cane. I registi spesso lo fanno, poi certo quando un regista è grande così ancora di più. E poi soprattutto quando poi il regista è stato anche attore, no? Certo. E lo fa anche con Valli, e Valli ripete la sua parte, però aggiunge qualche altra sfumatura, qualche particolare. De Sica dice: ah sì, interessante, però guarda, si potrebbe anche fare così. E tra i due scatta praticamente una specie di gara scherzosa davanti alla truppa esausta, che dopo 8 ore di lavoro non vedeva l'ora di andare a casa, certo. Ma che poi si diverte tanto a vedere loro che si divertono, perché è una gara scherzosa, e bravissimi, e alla fine scoppiano in un grande applauso. E adesso torniamo indietro a un altro titolo che sicuramente è nella memoria anche delle amiche e degli amici che ci seguono. È un episodio del film I Complessi del 1965. Allora, qui abbiamo Alberto Sordi, che è questo speaker, come lo vogliamo definire, un po' dentone. E Valli che cosa fa? Fa parte di questa commissione che insomma gli deve fare capire che non è proprio la sua strada quella, no? Sì. Se proprio volete questo ingrato compito, vabbè, potrei assumermelo io, non lo so. D'accordo, va bene, ci vada lei, padre, ma non abbia complessi. Oh, sì, sì. Lo affronti con decisione e gli dica la verità. Cari amici, mi sembra inutile ricordarvi che la Chiesa mi impone quotidianamente doveri ben più alti. Vabbè, proverò. Permette, Loi, lasci fare a me. Vedi, mio caro figliolo, bisogna convincersi che i nostri difetti, e le nostre qualità del resto, sono un dono divino. Quindi, come non ci lasceremo inorgoglire per i nostri pregi, così dobbiamo accettare con umiltà i nostri difetti. Ma certamente, padre, io lo so. Oh, bravo. Ecco, vede, padre, io ho un difetto. Lo so, figliolo, sì. Un difetto fisico, intendo dire. Sì, ho capito, di pure liberamente. Ecco, vede, padre, scusi, padre,
Vede qui di profilo? Vede? Il naso mi scende. Di profilo si vede perfettamente. Interpreta il ruolo di un sacerdote che praticamente lo deve convincere ed è uno dei tanti sacerdoti che lui ha fatto nella sua carriera sia teatrale che cinematografica. Perché l'ha fatto tante volte. Sì, no? L'ha fatto tante volte anche a teatro, anzi diciamo ha cominciato con la Compagnia dei Giovani, ha fatto il Cardinal Cibo con il Lorenzaccio di Musset, poi ha fatto anche il prete nella Ragazza con la Valigia, ha fatto vabbè, Don Pierone, il Gatto Pardo. Ora ecco. Ci arriviamo a sì, quello, perché sì, quello sì. Guardi, ecco, lei sicuramente ha molti aneddoti divertenti da raccontarci. Un film immenso, perfetto, ambiziosissimo. Lui è Padre Pirrone e un po' quando si dice il Gatto Pardo si pensa sempre a questa frase, sicuramente le amiche e gli amici che ci seguono la ricordano: bisogna che tutto cambi perché tutto resti uguale. Forse questo personaggio del Padre Pirrone un po' esprime questo, no? Questo stato sì. Che c'è nel film. Però sì, c'è anche sì. altro, no? Perché lei sì, ha scoperto tante cose sì. su questo set. Che sì, cosa? Sì, sì. Beh, cioè, dunque, a parte il fatto che appunto qui la figura di Don Pirrone è una figura anche abbastanza complessa, perché è un prete di origini contadine e che però si sente lontano dalla classe da cui appartiene e si sente a disagio anche con i nobili. Presso cui praticamente esercita insomma il suo sacerdozio insomma. Il ceto medio non vuole distruggersi, ma vuole solo prendere il nostro posto con le maniere più dolci, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati, e poi tutto può restare com'è, capite padre? Il nostro è il paese degli accomodamenti. In poche parole, voi signori vi mettete d'accordo con i liberali, addirittura con i massoni, a spese nostre, sì, a spese della Chiesa, perché è chiaro che tutti i nostri beni, quei beni che sono patrimonio dei poveri, verranno arraffati e malamente divisi tra i caporioni più impudenti. E dopo? Chi sfamerà quella moltitudine di infelici che ancora oggi la Chiesa sostenta e guida? E a proposito delle origini contadine di questo prete, insomma, ho trovato un aneddoto interessante, cioè sul set praticamente lui andava in giro e si dava un grande affare per aiutare i Visconti, perché in genere si annoiava durante le lunghe pause di lavorazione tra una posa e l'altra, quindi Visconti gli dava l'opportunità, essendo anche suo amico, di aiutarlo in qualche modo. E quindi, non so, traslittera l'Ave Maria in inglese per Burt Lancaster, perché Burt Lancaster in quel momento era a disagio, Visconti non lo voleva, avrebbe preferito Lorenzo Olivier, quindi gliela scritta su un foglietto in inglese per, insomma, e va in giro con questa tonaca un po' zaccherata di fango per esigenze di copione, e allora la discendente di Tommaso di Lampedusa, che era una principessa, insomma, rimane un po' contrariata e se ne lamenta con Visconti, dice: ma quell'attore non si lava, quell'attore. Era convinta che era l'attore, non il personaggio. Dice: ma no, Visconti rassicura, dice: no, guarda, che ho voluto così. E lei, tutto sommato, alla fine rimane un po' perplessa, dice: ma insomma, forse non sono molto convinta. Assaggia il tuo arancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. Consordi ha lavorato anche, oltre che nella Grande Guerra, in un altro film di quelli indimenticabili, Un borghese piccolo piccolo, diretto da Monicelli, e qui appunto Sordi è questo padre, no, che cerca di fare di tutto per sistemare il figlio, insomma, massoneria compresa, una parola che fa un po' impressione, così. E Valli invece? E Valli è proprio il capufficio che praticamente lo fa iscrivere alla massoneria ed è un personaggio un po', insomma, la parte che deve fare un po' da caratterista, insomma, un personaggio che è forforoso, brutto, tanto è vero. Fosfora, sì, no? Sì, sì, tanto è vero che la madre di Valli, che era, diciamo, che l'ha seguito molto nella sua, l'ha incoraggiato anche in questa sua carriera artistica, gli
disse: ah, no, non fare più un personaggio del genere perché è troppo brutto, forforoso, un personaggio sgradevole. In realtà è stato un personaggio che è rimasto molto impresso anche, insomma, nel pubblico, e che è risultato molto gradito dalla critica, perché lui con quello ha preso il terzo nastro d'argento. Ma tu guarda che? Questo pezzo quanto è grosso. Mamma mia, grosso, eh? Hai visto? L'avevo mai visto così. Allora, torniamo da dove siamo partiti, torniamo al 1980, l'anno in cui appunto drammaticamente è scomparso Romolo Valli. Alla Camera Ardente è presente anche Sandro Pertini, e questa già è una cosa, no, che la dice lunga, però l'attore, che sembrava un po' l'attore delle vecchie signore, diventa il beniamino, e sono tantissimi dei ragazzi, no, che vengono a dargli l'ultimo saluto. Anche questa è una cosa forse che non si penserebbe, tra quei ragazzi sì, c'era anche lei. Sì, c'ero io, c'era mio marito, e quello che poi sarebbe diventato mio marito, e perché Valli aveva questa, era aperto alle novità, era aperto al confronto, per cui lui partecipava ai dibattiti, si mostrava disponibile anche a dare consigli, suggerimenti, era contro la superficialità, il pressapochismo, ma nello stesso tempo era anche una persona in grado di comprendere quelle che erano le esigenze culturali del momento, e quindi si capiva la grande statura dell'artista, ma anche si comprendeva l'importanza dell'intellettuale in qualche modo, che non era distante, era un intellettuale vicino ai giovani, che voleva dialogare con i giovani, quindi questo si percepiva. Ecco. Ha deciso allora di scrivere il libro? Molto tempo dopo. Va bene, allora oggi abbiamo riscoperto tanti momenti di cinema indimenticabili, una grande diciamo personalità del cinema e anche del teatro, grazie a questo volume che vi consiglio, di Daniela Montemagno, dedicato a Romolo Valli, e ci sono molte molte altre cose oltre a quello che abbiamo detto oggi. Allora grazie per aver preso parte al nostro programma. Voi restate là, perché adesso parliamo di questo. Papà, senti, ma tu che malattia hai? Non è detto che io abbia una malattia. Ho un valore sballato e sto facendo dei controlli, tutto qua. Se tu ti ammali, voglio stare in ospedale con te. Tutto parte da una storia vera, un fatto reale, un'esperienza drammaticamente vissuta dal regista del film, Francesco Bruni, che si è trovato a fare i conti con una malattia simile a quella che vive qui il protagonista della pellicola, Kim Rossi Stewart. Dobbiamo capire meglio cosa sta succedendo. Regista dalle alterne fortune, una moglie, un figlio più impacciato, una figlia più combattiva, Kim, quando scopre di avere un problema serio, dopo l'iniziale stupore e dopo aver sottovalutato la gravità della situazione, capirà che per lui tutto è destinato a cambiare. È per la cosa della tua malattia, ci sono rimasto malissimo. Lo vedo come non ti dai pace. Se io muoio, a lei che cosa cambia? Niente. Grazie al padre, Giuseppe Bambieri, scopre di avere anche una sorella che potrebbe garantire il famoso trapianto capace di salvargli la vita. Non pensavo di essere così popolare. No, ma infatti non ti conoscevo, però essendo una grande appassionata di cinema, magari ti devo aver visto su qualche rivista o in qualche programma televisivo, così. Però i tuoi film non l'ho mai visto. Ah, ecco. E qui inizia il viaggio di cosa sarà che un viaggio nella malattia, ma anche nella famiglia, negli affetti, nella necessità che ognuno di noi ha, soprattutto in momenti drammatici come quelli raccontati dal film, di tornare a considerare quello che conta davvero. Il fatto che io controlli i miei sentimenti non vuol dire che io non li abbia. Non vuol dire che io non stia male come Tito. Quando tu e mamma vi lasciate senza un motivo, quando tu ti ammali senza un motivo, quando la vita fa schifo senza un motivo. No, non mi toccare, non voglio essere consolata! Io voglio piangere, voglio incazzarmi, fare storie anche io! Voglio essere stupida, capricciosa, egoista, inaffidabile! Mai come in questo senso è importante domandarsi cosa sarà, e la risposta che fornisce il film è tutta nella famiglia, negli affetti, oltre che nella capacità di entrare in contatto con la parte più profonda di sé e di trovare la forza per sorridere anche su quello che può sembrare drammaticamente insuperabile. No, no, no! Tieni, prova. Ma perché io ho male al gomito. Per tanti anni la gente si è rifiutata di ascoltarmi. I bambini erano cattivi con me. Ma a me non interessa essere popolare.
A me interessa solo la giustizia per il clima. È forse la ragazzina più famosa del mondo, per qualcuno anche la più antipatica, sicuramente la più determinata, quella che già prima dello scoppio dell'epidemia legata al Covid ha più influenzato il dibattito sul futuro del pianeta. Il fallout causato dal cambiamento climatico. L'impatto potrebbe essere catastrofico. Tutto questo, il global warming, è una bufala. È il problema più serio che abbiamo mai avuto. I Am Greta, presentata all'ultima mostra del cinema di Venezia e ora in uscita sulle principali piattaforme, racconta il fenomeno Greta Thunberg. Dallo sciopero, fuori scuola, giovanissima, davanti al Parlamento svedese, per protestare contro la poca cura dell'ambiente, alla vera e propria esplosione come fenomeno anche attraverso un inconsapevole eppure sapiente uso di social media. Insomma, Greta Thunberg è capace di infiammare i giovani di tutto il mondo. Con proteste e manifestazioni e persino un viaggio incredibile ma vero in barca a vela sull'Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare al summit dell'ONU sul clima. Sono stata invitata al summit delle Nazioni Unite e siccome non volo sarà una bella sfida. Un'eroina del nostro tempo, forte e coraggiosa, che si scontra con le regole del mondo degli adulti. Non è un caso che per più di una persona Greta assomigli moltissimo a quel fenomeno praticamente senza tempo che è Pippi Calzelunghe. Ecco, sono qui, Pippi Calzelunghe, così mi chiamo. Bambina coraggiosa, ribelle, protagonista di una celebre serie di libri scritti da Astrid Lindgren e poi di una lunga serie TV che tuttora viene trasmessa con grandi ascolti. Pippi è stata la simpatica monella più amata dai bambini di tutto il mondo, ben simboleggiati dagli amici Tommy ed Annika. Per lei, ogni battaglia, a cominciare da quella con il mondo della fantasia, è già vinta in partenza. E a proposito di mondo della fantasia, combatte in qualche modo anche la giovanissima Judy Garland, protagonista del film Il Mago di Oz, un classico del 1939 diretto da Victor Fleming, che qui ritroviamo nella copia restaurata dalla nostra Cineteca di Bologna. La Garland dovrà vedersela con la perfida strega dell'Ovest, ma potrà contare sull'appoggio di uno spaventapasseri, di un uomo di latta e persino di un leone. Una fiaba simbolica anche malinconica, visto il triste destino della protagonista, ma che pure continua a splendere nella bellezza e nel coraggio della piccola Dorothy. Primrose Everdeen! Prim! No, no! Mi offro volontaria! Mi offro volontaria per il tributo! In tempi più recenti, Jennifer Lawrence è invece la coraggiosa protagonista della saga di Hunger Games, libri di successo anche in questo caso e tantissimi film visti in tutto il mondo per raccontare un mondo perduto, in cui i giovani, soprattutto i più giovani, sono destinati ad essere immolati come tributi negli Hunger Games, appunto, i terrorizzanti giochi che si svolgono davanti a un pubblico decadente che tra realtà e TV non manca di mietere vittime. Una storia di lotta, emozione, spirito di sacrificio e coraggio. Dimostrargli ogni cosa fa che si ricordino di te. Soffri della sindrome di Asperger? Non direi che ne soffro, ce l'ho e basta. Quando mi interesso di qualcosa, diventa la mia ossessione. E oggi è il momento della storia di Greta. Fa anche un po' tenerezza ritrovarla in questo documentario a colloquio con i grandi del mondo. Piccola ma capace di farsi ascoltare. Forte e determinata, malgrado, ma anzi sarebbe meglio dire grazie alla sindrome di Asperger, non manca di infiammare i cuori e, come recita il titolo di questo docufilm, di essere una vera e propria forza della natura. Non sta succedendo nulla, per questo dobbiamo fare qualcosa.